tesoro, no, e ci dispiace proprio tanto. Ma ci sarà un'altra occasione, vedrai. Eh sì, ci abbiamo una riunione di condominio. Sì, se è la prima volta e ci tocca proprio andare. Pronto? Pronto? È caduta la linea! Io a quell'architetto lo ammazzo! 6 milioni mi è costato questo impianto! Una roba divina! All'ultimo grido! Te faccio fare io l'ultimo grido! Morì ammazzato! Se isola, cade la linea, fischia! Faccio il numero del negozio, mi risponde la porta di Piazza Bologna! L'altro giorno stavo a parlare con un commercialista, a un certo punto sento una voce: chi è il commissariato di Ostia? Tesoro, so parecchi un tantinello sofisticati. Ma io voglio il telefono dalla SIP, a me che mi frega della musichetta, dei nastri, dei memorie! Io non voglio giocare, voglio parlare! Sono tantinello sofisticati. Allora vi pregherei di votare questa mia nuova proposta per la pittura esterna del palazzo. Permette? Sì, prego, dottore. Io prima vorrei votare un'altra cosa. Metto a verbale la seguente proposta: cacciamo l'amministratore. Ma perché? Cosa ho fatto? Sei un birbaccione e lo Tesoro, confermo! amore, ti parlo io. Lei, come si dice, sta chiaramente picchi col portiere, è un A classico. gazzimme! Per cui, seconda proposta, eliminiamo pure il portiere e mettiamo dei videocitofoni. Cosa I mettiamo? citofoni col video, signor, Ma andiamo! perché? Ma se io col mio televisore vedo persino telecapri. L'idea è interessante, ma l'abolizione del portiere comporta qualche disagio, non ultimo quella della sicurezza. Innanzitutto il portiere in guardiola non ci sta mai! C'è il secondo lavoro, fare l'elettricista, infatti c'è il BMW, e se permette a me me rode! Certo, secondo voi c'ha più di 60 anni, è alto 1,20 m, pesa meno di 50 kg. Fosse Schwarzenegger, ma pare delle piane. Lei si sente protetto. Io no! Fate presto a dirvi del citofono. Ma sapete quanto costa? Non ce la caviamo con meno di 30 milioni, mica so bruscolini. Ma è quello che guadagna il portiere in un anno, dal secondo anno, già siamo in attivo! Tra un anno, Dio vede, Dio provvede. Oddio, ma tesoro, cerchi di essere un attimino più moderna. Mamma mia, ma qua il più giovane pare zio di Silvio Bellico. Le mie pigioni. Siamo un casseggiato accatastato a uno Perioli. Manco abitassimo a Piazza Nibaliano, quartiere africano, no tesoro? C'è ancora l'ascensore Corgettone, manca tu, non esiste più. Oh, ma a me il portiere mi piace tanto. Sì, ma con quello che risparmiamo col portiere, noi ci facciamo un bel cancello automatico nel garage. Fate presto a dire cancello automatico, non ce la caviamo con meno di 20 milioni, mica so bruscolini. Caro signore, niente so bruscolini, ma se vogliamo rinnovare il look del palazzo, qualche spesa bisogna pure farla. Certo, prendiamo riscaldamento, qui teniamo acceso metà dicembre, gennaio e febbraio, Roma non sarà Helsinki, ma non è manco Marrakesh, a novembre e a marzo pizzica. Ma sarà, ma io c'ho sempre certi calori. Ti credo. Ah, ma allora lei cerca rogna. Ok, ma io sono brutto pesce, eh? Io sono un brutto pesce! Allora, a verbale, blindatura del portone del palazzo. Andiamo, fa presto a dire blindatura! A verbale, riattivazione portoncino di servizio ingresso Gascherini. Scusate, ma trovarsi in ascensore col garzone del pizzicagnolo è imbarazzante, no? A verbale, multa per chi stende i panni alle finestre del palazzo! Ma che sei, Mussolini? Ma state zitta, rimbambita! Sì, la vita cittadina è molto stressante. Ma per fortuna arriva Natale, con le tanto sospirate vacanze in montagna.